piombo che va sotto e che Dio ne ha manda buona. Adesso sto andando sul fondo con l'esca, abbiamo toccato e adesso la lasciamo là, sperando. Adesso devo andare a seconda, trasportato alla corrente, e stiamo andando verso i piaceri che da qua un poco arriva. E il fatto anche della cattura fine a se stessa del pesce, c'è un momento di sicuramente di adrenalina, e poi pesce più grosso che è, più adrenalina ti mette, perciò di conseguenza è questa la pesca, è per andare a prendere il pesce. Adesso ciappo esche dal pozzetto e butto dentro al covo dove che resta fino alla prossima volta che vado fuori a pesca. A pesca da stereo non si tratta di portare l'esca a fondo, proprio raso fondo, tenendo il piombo appunto che tocca il terreno e tirando la macciarea fin tanto che, a seconda della corrente, se fermo trasportare fin tanto che dopo si tira su l'esca e si ripete il tentativo fin tanto che, se si ha fortuna, si ciappa anche un pesce. Il pescatore deve tenere la barca in maniera tale che la tonia resta sempre a terreno e tenendola parallela al corso d'acqua, alla corrente dell'acqua, in maniera che resta a terreno meglio. Quando che sarà fine novembre, dicembre, allora il pesce si porta dentro al porto per andare fuori mare, è più facile intopparlo.